Allora, c'è una nuova stagione che inizia e ovviamente ci sono tanti obiettivi ambiziosi per la nuova Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. Sì. Come la vedi? Quali sono le tue sensazioni in queste prime giornate di ritiro? Ma ho trovato un ambiente molto piacevole, molto gradevole, un bel gruppo, un grande coach, e questo mi fa molto piacere. La squadra vedremo chiaramente, però il primo approccio mi sembra molto positivo. C'è qualche ragazzo che ti ha impressionato più di altri o nel complesso Beh, tutto? adesso direi una bugia se dicessi che c'è uno che mi ha colpito più degli altri. Diciamo che il gruppo è quello che mi ha colpito più di tutto ed è la cosa che mi fa più piacere. Un ottimo gruppo per una nuova stagione, anche il Consorzio ovviamente che è una realtà ormai consolidata che affronterà anche con rinnovato entusiasmo questo 2021-2022. Sì, questa è la forza di questa società, assieme chiaramente al nostro main sponsor. E siamo molto contenti, molto uniti, nessuna defezione, anzi, probabilmente anche qualche nuova entrata. Una nuova stagione e ci auguriamo però di rivedere i tifosi che vogliamo presto appunto tornare a far emozionare la Tifrigo Arena. Ah beh, certo, tutto questo noi lo facciamo sempre solo per i nostri tifosi. Quest'anno, insomma, direi che certo, ormai l'ingresso con il palazzo che abbiamo, che a volte si è rivelato un problema, diciamo che questa volta è un beneficio perché potremo far entrare, spero, tutti o perlomeno una gran parte dei nostri tifosi. Una domanda più sul personale, per te cos'è la VL e da quanto tempo sei legato alla VL non solo come presidente del consorzio? Ah, la VL la seguo fin da ragazzino, da sempre, è ormai una vita. E adesso come dirigente è chiaramente la mia seconda famiglia. Grazie.